oggi un classico, proprio classicissimo, proprio meraviglioso, buonissimo, stupendo, il salto in bocca. Cioè, già la parola dice tutto, guardate qua. La carne, prima di tutto scegliamo la carne. Quando parliamo di salto in bocca si parla di carne di a Roma dice, si dice di vitella, ma è vitello, vitello da latte. Guardate qua, carne bianchissima, tenerissima, buona. Vediamo un po'. Questa, prendo qui, guardate qui. Allora, che facciamo? Sono salti in bocca, quindi li dobbiamo fare. Di solito solamente sono sempre piccolini, così. Ah, però, io sento già una domanda. Che tipo di carne? Che taglio di carne? Che taglio di carne? La noce. Poi se vogliamo fare proprio quelli là, sciccosissime, la grande, filetto di vitello, fantastico, meraviglioso. O anche la bistecchina, tagliata sottile, 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 che c'è sempre un po' di grassetto intorno che ti fa venire la fame da paura. Poi, salvia, burro, farina, ma stavolta guardate qua, farina di riso, così mettiamo a posto tutti, pure quelli che hanno intolleranze al glutine. E altri due ingredienti, il prosciutto. Oggi io ho qualcosa di più del prosciutto, ma perché questo avevo a casa. Normalmente si fa col prosciutto crudo, io oggi avevo il culatello. Poi vino bianco, io ho in questo caso invece un bel prosecco. Il vino bianco non ce l'ho a casa, quindi a casa mia lo sapete, no? Comando io. Adesso andiamo piano piano, mettiamo una nocetta di burro, una nocetta abbondante burro qui. Poi un filo d'olio d'oliva per così aumentare, alzare il punto di fumo del burro, sennò il burro brucia, no? Diventa tutto marroncino. Poi che faccio? Oltre a ballare metto la foglia di salvia, guardate così. Non metto sale, non metto sale. Faccio così, come vado? Poi il culatello alla grande, cioè culatello, lo facciamo il culatello. Allora, io c'avevo questo qui, vi dico la verità, va bene il prosciutto, va benissimo il prosciutto. Poi incomincio a infarinare, così, va bene? Guardate che bellezza, che leggerezza, pensate che la farina di riso è anche molto più leggera e digeribile della farina normale, Ma quanto sono buoni i salti in bocca quando sono succulenti, morbidi, e fuori un po' di crosta. A me piacciono un po' coloriti fuori e dentro morbidi da morire. Adesso alzo, posso permettermi di innalzare. Sgrullatina, qua, così, facciamo così. Do prima una bottarella qui sulla parte del prosciutto, anche se può diventare troppo salato, però devo prima fare questo lavoro qua, ok? Allora, la carne, vi ho detto, di vitella, il pezzo è la noce, o se no filetto, magari la grande, sempre tagliato sottile, o se no ancora meglio la costatina senza osso, tagliata sottile, disossata. Guardate qui, mamma mia! Guardate, faccio così, vediamo un po'. Così, vai così. Senti che profumo. Ma che è questa? Ma questa è una poesia. Questa è fantastica, guardate qua. Veloce al massimo sta. Ma adesso, vino bianco. È una stupidaggine, è facilissima, guardate. E adesso, appena evapora il fumo dell'alcol, andiamo subito col piatto. Vedete? Io faccio così, prendo qui, mi metto qui, guardate qui, ok? Così, guardate, e aspettate, Adesso, guardate qua, c'ho la salsa, tiro fuori così un po' il fondo. Poi che fai? Una nocetta di burro fredda, oddio, fredda, li mettiamo dentro, così. Poi guardate qua, che spettacolo, mamma mia, eccolo qua, perfetto. Quindi, tempo che sta sul piatto, guardate qua sta cremetta, guardate la cremetta.
Mamma mia. E adesso la parte migliore. Allora, sale non l'ho messo, perché non ho messo sale? Perché c'è il culatello. Ho culatello prosciutto. Vediamo un po', così, guardate. Guarda. Quanto è buono. Elegante, gustoso. Sta salvia che è fantastica. Quadello ci sta da paura. Rifateli. Vi voglio bene a tutti quanti. Vi adoro. Un bacio. Mmm, che bontà!